Ciao, ci troviamo al Games Week di Milano, dove stiamo per intervistare Daniele Belloni, responsabile del prodotto per AVM, la nota società tedesca che ha esperienza nella realizzazione di router a grandi prestazioni. Come prima domanda vorrei chiederti quali sono i vantaggi che le vostre soluzioni espressamente concedono di avere al pubblico dei giocatori. Allora, sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Grazie comunque all'assemblaggio dei nostri prodotti all'interno dell'Unione Europea, il risultato è un prodotto di qualità, quindi molto richiesto dagli utenti che giocano online, soprattutto i gamer dell'ultima generazione. In particolare offriamo dei servizi di prioritizzazione del traffico, molto utile soprattutto nell'ambito domestico se dobbiamo condividere la rete con altre persone. Quindi grazie al servizio di prioritizzazione riesco a dare una priorità a un determinato device, come può essere una console, rispetto ad altri, che può essere magari un tablet che fa uno streaming, in maniera molto semplice, perché i nostri menu di tutti i nostri prodotti sono interamente in italiano, molto semplici da utilizzare. Perché avete deciso di essere presenti in una fiera come il Games Week, che è rivolta principalmente al pubblico dei giocatori delle console? Allora, sì, perché sappiamo che innanzitutto ci sono persone molto ricettive alle nuove tecnologie, sono disposti a sperimentare anche nuove soluzioni e il nostro prodotto si presta molto bene grazie anche alle tecnologie di diffusione wireless che permettono una maggiore copertura all'interno dell'ambiente domestico e elevate prestazioni, soprattutto nell'ambito wireless, per esempio se dobbiamo connettere una nuova console o un PC o anche semplicemente un tablet o uno smartphone. Quali sono i piani futuri di AVM? Sappiamo che state per introdurre sul mercato italiano il 3490. Esatto, AVM sta investendo sempre di più in ricerca e sviluppo per commercializzare dei prodotti sempre più veloci, dalle prestazioni wireless sempre maggiori. Attualmente il nostro prodotto più venduto per l'ambito gaming è il Fritzbox 3390, che dispone di un wireless molto performante, dual band 2 per 450 megabit al secondo. Il 3490, che arriverà all'inizio dell'anno prossimo, invece sarà con il nuovo standard AC, 450 megabit al secondo sui 2,4 GHz e 1300 sui 5 GHz, quindi un cambio di passo a livello di velocità molto importante per i nostri prodotti. Ti volevo fare infatti una domanda proprio sullo standard AC. Secondo i vostri dati, qual è il livello di diffusione dei client AC in Italia e se le nuove console Xbox One e PS4 lo supportano? Allora, purtroppo le nuove console non supportano lo standard AC a livello wireless, sono forniti però di porta gigabit, quindi se posso, volendo posso attaccare via cavo la mia console al Fritzbox per sfruttare al massimo la velocità. È anche vero però che la tecnologia AC sarà sempre più diffusa, per esempio i nuovi smartphone come iPhone 6, Galaxy S5 sono già dotati di tecnologia AC, quindi si prevede che nel prossimo anno anche i produttori di hardware, di PC e poi console in seguito adotteranno questa nuova tecnologia. Come ultima domanda ti chiedo una cosa a proposito della differenza rispetto alle soluzioni a buon mercato. Abbiamo router a prezzi ormai molto contenuti, perché un giocatore dovrebbe scegliere una soluzione Fritzbox che invece è una soluzione avanzata? Allora, innanzitutto il Fritzbox è un investimento a lungo termine perché i nostri prodotti sono garantiti 5 anni. Come vi dicevo prima, appunto la nostra produzione è all'interno dell'Unione Europea, quindi la qualità di assemblaggio è molto più elevata e abbiamo anche ottime recensioni su tutti i forum principali di gamer che testimoniano appunto la grande qualità del prodotto. Inoltre un tema molto importante è che abbiamo una grossa community di appassionati Fritzbox, grazie al Fritzbox Forum, che non è di nostra proprietà ma di appassionati italiani, che si confrontano appunto per migliorare su tutti i temi riguardanti il Fritzbox. Questo è un sintomo molto importante della qualità del prodotto e dei servizi che offre.